Una città dove si parla italiano ma non è Italia. Siamo nella Svizzera italiana e precisamente a Lugano. E mi sono sempre chiesto com'è questa Svizzera italiana. Oggi ci siamo, andiamo a vedere com'è. Dopo Basilea e Zurigo nella Svizzera tedesca è giunto il momento di visitare il Canton Ticino. Precisamente mi sono diretto a Lugano per vivere meglio questa esperienza. Sono venuto qui per esplorare la città, per vedere le differenze con l'Italia e per vedere se ne vale la pena un eventuale trasferimento. Benvenuti nella Svizzera italiana e benvenuti nel Canton Ticino. Buona visione. Nuovo giorno, nuova città e nuovo video. Oggi mi sono svegliato a Lugano e mattina presto ho bisogno di fare colazione. Primo passo, andiamo a fare colazione. E vediamo anche quanto costa fare colazione qui nella Svizzera italiana. Sono questo bar, bar Orchidea, tipico bar all'italiana. Fuori ci sono i businessmen ticinesi. Anche la colazione è tipica italiana, ci abbiamo anche il cornetto al pistacchio. Costo 4,50€, molto meno della Svizzera tedesca. Colazione ottima con un prezzo giusto per la Svizzera italiana. E ho notato una cosa sullo scontrino, che è di livello 8%, quindi davvero poco. Se c'è qualche barista in Italia o da quanto è la tassazione in Italia per quanto riguarda il bar, me lo scriva. Questa è una stazione per prendere un bus, piazza Molino Nuovo, e ogni stazione c'ha dove prendere i biglietti, cosa non scontata. Il costo di un biglietto singolo, vediamo quanto è di 2,60 franchi, 2,90€. L'ho preso ieri appena arrivato. Sono arrivato con un acquazzone, cioè stavo letteralmente fradicio. Però ho preso il biglietto, c'era scritto un orario ed è arrivato a quell'orario, preciso e puntuale. E davvero c'era un nubifragio, quindi in Italia avrebbe fatto sicuramente ritardo. Guardate questi scorci, cioè non è italiano, non è svizzero, è italo-svizzero, è ticinese. Infatti camminando, ok, è svizzera, cioè si sente che siamo un po' in Italia. Per quanto riguarda gli alloggi per una vacanza qui, io ho preso una stanza, sono stato fortunato, su Airbnb, sulla cinquantina, 50-60 euro a notte ho pagato, ma un appartamento, una stanza in hotel erano dai 100 euro in su. Comunque è strano essere in una nazione all'estero però con lingua italiana, non si trova tutti i giorni e non ce ne sono molte. Per adesso ho sentito parlare sempre italiano, ma una volta ho sentito parlare, credo, il ticinese, un dialetto locale. Qui c'è un despar. Tra poco andiamo a vedere anche nei supermercati, prenderò qualcosina anche qui. Macchinoni ovunque, comunque. Quinto io sto entrando nel centro storico. E qui siamo arrivati al lago di Lugano. Ed è davvero bello. Molto suggestivo, molto. Bene, se mi dovessi immaginare la Svizzera, me la immaginerei così. Qui di fronte c'è anche un McDonald's e il caffè qui costa 1,50€. Quindi c'è sempre un modo per risparmiare anche in queste città molto costose. Io un altro caffè me lo prenderei, andiamo qui a McDonald's. Il caffè espresso solo 1,50€. Il locale è bellissimo, si prendono sempre i luoghi storici, i luoghi dove è suggestivo anche mangiare, vediamo un po'. Ed eccolo qua, espresso 1,50€. Sono anche i croissant 1,20€. Buono. Cosa buona dei McCafé è che i bar sono economici e sono anche di qualità. Caffè, croissant e dolci sono di una qualità che potresti trovare in qualsiasi altro bar. E che vista da questo Mac. Qui sotto i portici ci sono tutte le attività commerciali. Questo credo che sia il posto più popolare e iconico di Lugano. Onestamente me lo aspettavo più grande, ma la città non è grandissima, la popolazione è di circa 65.000 abitanti. Una piccola cittadina italiana, però Lugano è la città più popolosa qui nel Ticino. Vediamo il costo di un cono gelato, piccolo 3,80 franchi, medio 5,80, grande 7,80. Prezzi svizzeri. Ah, c'è un parco anche sul lungomare, sul lungolago anzi. Qui c'è un palco, Lugano eventi, faranno eventi, ma la cosa figa è che sta in un parco in mezzo alla natura e è vicino al lungo lago. Mi fa proprio strano dire lungo lago. Comunque questo parco si chiama Parco Ciani, cioè siete qui a Lugano, impossibile non notarlo comunque. Ci sono un sacco di fontanelle, quest'acqua ovviamente è potabile ed è buonissima. Molto buona.
Comunque è assurda la pulizia, la cura della città, la tranquillità che trasmettono questi posti qui in Svizzera. Qui a Lugano c'è anche un Lido, andiamo a vedere. C'è una piscina, forse questa zona era a pagamento. Nuotare così è fantastico, con questa vista è fantastico. Ed ecco qui il Lido. Mi sa di sì. Questo è il Lido, mi sa che era a pagamento. Questi sono orari e prezzi. Io, come il solito italiano, sono entrato gratis. Ho superato il tornello senza vedere se si pagasse o meno, però non l'ho fatto apposta, dai. Vediamo quanto costa un kebab, sui 10-11 franchi. Questo è un liceo. Per adesso non posso dare una definizione a questa città, a questo posto. Non è né Svizzera né Italia. Mi piacerebbe andare a chiedere lavoro in giro. Vado in una zona più trafficata, vediamo che si può fare. Comunque questa è una gran bella città. Tanto design anche. Questa dovrebbe essere una mini galleria qui a Lugano. Comunque scrivete anche le vostre impressioni di questa città, o se ci siete stati, il vostro parere. Qui c'è il negozio della Nespresso. Qui in Svizzera c'è anche proprio la sede della Nespresso. Questa dovrebbe essere una delle piazze principali qui a Lugano. Una piazza, anzi un angolo e tre banche. Si vede proprio che siamo qui. E questa è la Credit Suisse, credo sia la più importante qui in Svizzera. Siamo a Piazza della Riforma. Qui c'è il municipio. Ed è questa quella principale, ho indovinato. E proprio da qui si entra via Nassa, che è la via principale dello shopping. Andiamo a vedere. Intravede già Gucci. Comunque devo dire che queste panchine matchano un sacco con tutto il resto. Il rosso ci sta. Comunque si dice sempre che la Svizzera è buia, fredda, ma come avete ben visto qui è totalmente diverso. La Svizzera italiana è la Svizzera più calda, il Ticino sta più a sud e si sta bene. Ora è settembre, bisogna vedere l'inverno, ma sicuramente c'ha il suo perché anche. Io, vedendo questi posti, stando qui, ho la sensazione che se hai un sogno qui si può realizzare, vedendo cura, bellezza, tanti soldi anche che girano, lo senti proprio, senti che qui c'è possibilità. Ma poi oggi, con questa giornata, qui sembra davvero il paradiso. Cioè il paradiso me lo immagino così, davvero. Non menù del giorno, ma piatto del giorno, costo 19,50. Mi mancano i buon vecchi menù a 10 euro, primo, secondo e caffè. Qui c'è una coppa. Io vado a prendere qualcosa da stuzzicare, anzi dal mercato. Credo che prendo questa pinza al prosciutto, costo 6,50. Bene. Pizzette d'acqua, 7 franchi e 5, il supermercato, diciamo che non è economico. Dopo vi faccio un giro anche in un supermercato qui e vediamo anche i prezzi che ci sono. Avete già un anticipo adesso. Perlomeno la pinza non si presenta male, non mi sembra del laboratorio. Pinzetta del supermercato, non si può pretendere tanto, però ci sta. 8 meno meno, ma pieno, pieno. Comunque in giro nei bar, nei ristoranti, vedo tanta gente che lavora al computer. Però non sono nomadi digitali, ma è gente che lavora qui. Quindi si lavora da remoto e molti stanno nel settore bancario e della finanza. Posta Svizzera. Se vi state domandando se si può fare il bagno al lago, certo. Oggi è una splendida giornata e tutti si stanno facendo un ottimo bagno. Anche l'acqua non sembra male. Ma quindi perché sono venuto qui a Lugano in Svizzera? Oltre a visitare la città, che è molto bella, a me piace ricercare un posto dove lavorativamente parlando sia più conveniente rispetto all'Italia. Ho visitato la Svizzera, Danimarca, Australia, eccetera eccetera, e come ben si sa la Svizzera tedesca, anche quella francese, è quella dove si sta meglio, oppure si dice che si sta meglio, oltretutto è dove si guadagna di più, mentre qui in Ticino, nella Svizzera italiana, è la parte
tra virgolette più povera, dove si guadagna meno, però il costo della vita è anche meno. Io sono venuto a vedere quali erano le differenze con queste città che ho visitato. Io ho visitato la parte tedesca, Basilea, Zurigo. Quali erano magari i pro che nascondeva questa città o questa zona che è il Ticino? I pro sono quasi sicuramente la lingua italiana, quindi se tu hai difficoltà ad imparare una nuova lingua, qui ti senti, diciamo, a casa, fai parte dell'Italia, ma di un'Italia premium, dove tutto funziona, dove trovi una bellissima città sistemata a misura d'uomo e dove, al contrario di quello che si potrebbe pensare, una città che ti accoglie, la gente è calorosa e non sono, diciamo, freddi. Io mi aspettavo che la gente era fredda, invece è come una tipica città italiana del nord Italia, non del sud. Quindi da quello che ho visto fino adesso, Lugano la straconsiglio. Potrebbe essere un contro se hai da 18-30 anni e questa città magari ti sta un po' stretta, è piccolina, c'è gente grande, ma ho visto anche tanti giovani in giro, ma non ti offre quello che una capitale europea come Londra, Roma, Madrid può offrire in termini di svago, divertimento e di conoscenza di altra gente. Ma sicuramente ne giovi in ambito lavorativo e di carriera, che qui è possibile farla. Ma c'è un ma, mi collego ad un altro pro, che è la posizione strategica che ha Lugano. Tu sei praticamente in Italia, 40 minuti trovi Milano, mezz'ora Como o un'altra città più vicina, quindi se ti vuoi fare un weekend c'è l'Italia a due passi, e soprattutto se hai rapporti commerciali o di business in Italia è perfetta come città, perché a due ore sei anche a Zurigo, che è dove c'è più vita e dove ci sono tante opportunità qui in Svizzera, quindi Zurigo a due passi è tanta bella roba anche. Vivi in una città sicura, tranquilla, pulita, davvero ci sono pochi contro, e al contrario di quanto mi stavo immaginando anche io, il costo della vita è caro, sì, però ci sono degli escamotage dove puoi risparmiare anche facendo la spesa al supermercato. Ci sono dei prodotti che costano leggermente di meno rispetto alla media. Oppure vai in Italia, mezz'oretta sei in Italia e vai a fare la spesa in Italia. Questo è un altro pro di Lugano. Poi da quello che ho visto c'è sempre un clima di vacanza, vacanziero, c'è il lago a due passi e davvero quella zona è fuori di testa, sembra di stare in paradiso. Infatti questa città è detta anche la piccola Zurigo, ma secondo me sono differenti. E comunque mi sono sorpreso che davvero il Ticino, e in particolare qui a Lugano, c'è una situazione che non avevo mai visto. C'è lo spirito italiano mischiato con quello svizzero, un connubio davvero particolare. Poi se si è amanti della natura, questo è un posto perfetto, e soprattutto per gli sport invernali come sci, hiking e tutta quella roba. Quindi se mi sento di consigliarla, dico sì, la consiglio. Andiamo a vedere un supermercato, andiamo a vedere un po' i prezzi. Mi sto dirigendo da Migros, che è una delle catene più importanti qui in Svizzera. Ed eccolo qui. Ah, qui c'è la zona pronto forno, dove c'erano pizze, cornetti e altre robe al mattino, credo. Le poke costano sui 15 franchi, 15-16 franchi. Onesto. Ma il supermercato sta giù. Eccolo qui. Partiamo col dire che una semplice insalata costa 3 euro. Pacco di patate 3,95, ma ci sono anche 2,65, 3,70. Solite pizze da estero. Salmone affumicato dai 6,50 franchi, 4,10 quello. Pensavo peggio. Una cosa che non capisco è perché ci sono i salumi fuori dal frigo qui. Molti sono italiani, qui c'è il salame di Milano 3,60, coppa 4,50, prosciutto San Daniele 6,60. Cioè gli italiani costano di più, ci sta. Però ci sono altri nel frigo, quindi non so su cosa si basino. Prosciutto cotto 5,65, mortadella 3,70, sempre 100 grammi, 100-127. Quasi un chilo di cosce di pollo 8,30 euro. Un chilo di petto di pollo quasi 9 euro, 10 euro. Franchi, vabbè. Uova da 4, 3,55 euro, da 10 8,20 euro, da 6 5,30 euro. Il latte invece intorno ai 2 euro, c'è questo però 1,35 euro. Ho scelto il suo mercato più grande, mi sa. La salsa, questa Star 2,50, quest'altra locale 2,20, non locale. Pesto va da 2,70 euro a 4,50 euro. Diciamo che se si vuole risparmiare ci sono i prodotti anche economici. Yogurt da 1 euro a 2 euro, quanto in Italia. Io prendo uno yogurt, questo 1,80 euro. Sembra buono. Comunque è enorme. Qua ci sono i congelati e prodotti da frigo. Guardate quanti scaffali. Oddio, queste Coca-Cola non ci sono in Italia. Vaniglia forse sì. Lemon così non mi sembra, forse sì. Pringles 3,30 euro. 3 franchi sempre 30. Tonno Rio Mare 7 euro.
In Italia credo stia sui 5. Latte vegetale dai 2 ai 3-4 franchi. Un sacco di cioccolate diverse, siamo in Svizzera. E poi c'è la pasta che va da 3 euro di questa italiana a circa 2 euro questa svizzera. Quella di bassa qualità, diciamo. Ok, l'olio di oliva costa il doppio dell'Italia, quasi 20 euro. Questo greco costa 12, il più economico. Comunque c'è molta contaminazione asiatica. Cibo thai, giapponese, cinese, eccetera, eccetera. Indiano, messicano, c'è di tutto. Pizze surgelate dai 5 ai 6 franchi. La cosa che mi piace, ci sono un sacco di cibi anche esteri, non solo italiani. È roba che non si trova in Italia. Pomodori che vanno dai 4, 2, 3 franchi al chilo. Una baguette 3 euro, 4 euro, assurdo. Reparto cosmetici. Ho trovato anche la pasta a 1,50 euro. Prendo questa, faccio una pasta. Ci sono anche un sacco di tipo di caffè. Questo che sembra tedesco, 6 euro. La Lindt è quella che costa di più comunque. Ho preso questo pesto, 2,50. E prendo questo grana padano a 2,25. L'acqua meno cara è questa, 80 centesimi. Ma la Evian acquista a 1,15, quindi mi sa prendo un'altra bottiglietta di Evian. Costo di tutta questa spesa 9 franchi e 40. Comunque è onesto, sicuramente molto meno della Svizzera tedesca, la spesa in Italia costa meno. Comunque prezzi alti al supermercato, ma si può risparmiare, ho visto che ci sono diversi prodotti con differenti prezzi. Le cose che non scappi sono la carne, il pesce, le uova, come avete ben visto, l'olio, i prodotti primari costano. Ma c'è da dire che gli stipendi sono molto più alti, quindi stiamo lì. Anche gli svizzeri si stanno lamentando dell'aumento del costo della vita, però secondo me loro sono molto più avvantaggiati rispetto a un paese come l'Italia, dai. Ora scappo a casa a mangiare, cucinare, c'è la presentazione del nuovo iPhone, non voglio perdermela. Ed ecco il mappazzone di pasta, pesto e parmigiano, vediamo un po'. Over to Craig to tell you more about Apple Intelligence. Sorry, la pasta al pesto. Dopo aver mangiato poi mi sono diretto a fare un giro per il centro per vedere se ci fosse gente in giro, un po' sì dai. Poi mi sono diretto subito a dormire perché il giorno dopo volevo andare a cercare lavoro. Missione di oggi è andare a cerca di lavoro, non ho visto tante offerte in giro, ma andiamo nei bar, nei ristoranti, nelle attività locali per vedere cosa succede. Comunque sono stato proprio fortunato, giornate bellissime. Qui a Lugano si può pagare in Bitcoin, questo è un McDonald's, ma ho visto diverse attività che accettano Bitcoin, Tether, insomma è crypto friendly questa città anche. E c'è da dire che 2 giorni che sono qui e mi sento già a casa. Qui comunque si possono prendere i giornali da queste cassette, ci sono giornali gratis, in questo caso non ci sono, vabbè. Allora, iniziamo dalla piazza principale. Questo posto ieri sera stava pieno, provo a chiedere qui. Argentino. Città è Ramsai. Posso chiedere? Mi fai cercare il titolare per favore? Adesso non c'è. Niente. Va bene. È un curriculum? Sì, per una lascio parte. Lascio il curriculum, massimo un mail oltre al lui dopo. Non c'ho l'email perché stampato non ce l'ho ancora. Magari passo più tardi. Cercate personale? Attualmente siamo a posto, però va sempre bene, sai, se dà qualcosa. Sì, ok. Va bene. Allora ti passo. Va bene. Grazie mille. Prego. Ciao. Una domanda, c'è il titolare per caso? No, niente. Avrei bisogno, possiamo aiutarti? Sì, se stai cercando personale. Allora, momentaneamente no, se hai un curriculum da lasciarmi o... È stampato? No, sto andando a stamparli magari perché mi sono trasferito da poco qui. Sto cercando. Ok, allora guarda, ti faccio magari andare direttamente dove c'è l'ufficio dei ragazzi. Okay. Qua dove c'è la Credit Suisse, okay. Giri a destra, okay. Sai dove c'è la gastronomia cabana? Prima attività hanno detto che stavano a posto, seconda mi ha dato qualche chance. Dovrei andare in un ufficio a chiedere, però questo è un video, stiamo solamente provando. Buongiorno. Buongiorno. C'è il manager titolare. Sì, sta cercando personale. No, questo non è il periodo. Qua è finita la stagione, stiamo licenziando adesso. Ah, ok. Va benissimo. La stagione è finita. Sono entrato in questa catena famosa, Rosso Pomodoro, appena entrato, cioè, ho detto stai cercando personale? No, niente. Fine della stagione, ha detto che stiamo licenziando. Ho chiuso il video, mi ha spiegato che qui la stagione va da aprile a settembre, dopodiché licenziano. E Lugano d'inverno si svuola, c'è più gente l'estate e insomma c'è più opportunità lavorative in estate. C'erano dei ragazzini che se volevano entrare nel video. Però parlando gli ho detto la mia esperienza lavorativa, mi ha dato il fogliettino dove inviare il curriculum, perché io non ce l'ho stampato, tutti lo vogliono stampato, mi raccomando, se volete venire
stampatelo. Ha detto inviamelo in giornata, vediamo che si può fare. È una città piccola, quindi le opportunità sono limitate e secondo me viene tantissima gente a chiedere lavoro e c'è molta competizione qui a Lugano e non è facile. Secondo me non è facile, ma non è impossibile. Non lo so, forse mi fermo qua, altrimenti mi vengono a conoscere tutti e poi non posso più ricercare lavoro, magari se vengo di nuovo qui a Lugano a vivere, perché non è male. Ancora appartamenti qui in Svizzera, monolocale da 800 euro al mese, 2,5 1100, 3,5 2500. Ecco i prezzi che si trovano un po' in giro. Volevo mangiare uno smash burger, avevo voglia. Ho visto il prezzo e mi è passata la voglia. 14-16 euro per un hamburger, ma no. Quindi andiamo al supermercato, andiamo a vedere cosa troviamo alla Migros. Ed eccola qui. Praticamente qua c'è il buffet e ti puoi fare il piatto e costa 3,10 franchi a 100 grammi. Pezzo di lasagna e un po' di salmone arrosto, 13 franchi. Almeno mangio bene, primo e secondo. Costo di un hamburger del cavolo. Cibo non male comunque. Ah, qui c'è un punto di interesse qui a Lugano, di divertimento, di svago, il casino. È molto grande, ci sono anche dei ristoranti, dei bar. Non so se entrare o meno. A few moments later. Alla fine sono stato tentato di entrare al casino di Lugano. Ho entrato 20 euro blackjack, ero arrivato fino a 70, poi 55 euro, profitto 35, dai. Non male. Finisce qui la mia sosta a Lugano. Io ti consiglio di iscriverti perché ci saranno tanti bei video, come già sai. E un saluto da Lugano, della Svizzera, un'altra nazione, presto.